Un nuovo percorso, un'inedita struttura turistica in grado di valorizzare una parte importante e di rilevanza storica del sottosuolo della città di Napoli. È stato presentato sabato al Palazzo Serra di Cassano la Via delle Memorie, il progetto dell'Associazione Borbonica Sotterranea, che dopo anni di incessante lavoro vede l'arricchimento della Galleria Borbonica di Napoli. Da sabato 30 gennaio i turisti potranno raggiungere il sottosuolo utilizzando la scala rinascimentale che in epoca bellica collegava il palazzo con i suoi ambienti sotterranei e potranno percorrere gallerie e scale di pregevole fattura in un percorso dalle molteplici attrattive. Ascoltiamo il presidente dell'associazione Gianluca Minin. L'abbiamo chiamata questo quarto percorso la Via delle Memorie perché di cose da dire e da vedere ce ne sono tantissime. Dietro di me vedete una cisterna del 600 riempita d'acqua così come era all'epoca. Abbiamo una scala di 115 gradini utilizzata addirittura dal presidente della Repubblica, ex presidente Giorgio Napolitano, quando si ricoverava nel sottosuolo. È un posto pieno di storia e stiamo ancora lavorando, per cui le memorie arrivano fino alla settimana scorsa quando abbiamo trovato degli altri oggetti incredibili immersi in questi detriti sversati dopo la guerra. Insomma, è uno spettacolo di posto. Presente all'inaugurazione il vice sindaco di Napoli, Raffaele Del Giudice. È un momento interessante, soprattutto straordinario, perché sono dei tesori che si riaprono e si aprono attraverso il lavoro di persone che ci hanno messo tanta passione, abnegazione, lavoro vero. E poi la riscoperta di un patrimonio immenso della nostra città che deve spingere ognuno di noi a rispettarla, a volerle bene e a impegnarsi sempre e solo per Napoli.